Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per ridir del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che io v'ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco quieta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lina affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Già, è una poesia molto bella.
Ma io ne ho una migliore. Facciamo così. Io le presto il mio dito e lei mi fa recitare la mia poesia. Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Tutti a casa. Riflettete. Ripensatevi, dormite. Dormite. Ma tu non dormi. Tanto non sei stanco. L'occhio su quel libro di tanto tempo fa va su e giù. E non afferri, non capisci che cosa sta accadendo. Non ne comprendi il senso, ti innervosisci. Resetti e fai finta di niente, ma l'indomani ti svegli. Ed è ancora così. Un metro di distanza. Tutti a casa. E se a casa non stai bene, sono cazzi. 50 metri per 4. Litigi, urli, ti sputi addosso parole virulente. Ti mancano quei due colleghi che odiavi fino all'altro ieri. Li vorresti abbracciare sentitamente, andare a bere insieme una birra o anche solo un crudino davanti alla partita. Un metro di distanza. Il pomeriggio a fare la spesa. Sei un ninja sbagliato di quelli grassi e inadatti. Compri a caso cose inutili e costose. Litigi di nuovo. Ma almeno sei uscito. E hai visto la commessa giovane. Era tutta bardata. Un metro di distanza, sul divano, dopo cena, è quasi impossibile. All'inizio siete troppi, poi resti padroni di quella casa che non ti è mai piaciuta, di quella casa troppo grigia e troppo marrone. Alla TV, facciamo di qua, facciamo di là, non ci arrendiamo. Anche dai balconi, non vi arrendete, andrà tutto bene. Ma tu sei nato già arreso. Bene, non ti è mai andato niente, ed è già, di nuovo, l'ora di dormire. Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu? Il sentore, il silenzio e il buio. Non vedo molta luce. Ma sapremo accendere fuochi, diventare diamanti. Accenderemo la gioia e vivremo Dio con la nostra follia. Ci sveglieremo ogni giorno con il nostro umore che non sarà mai uguale al giorno prima, che vivrà di singoli momenti, di parole, di pensieri. Siamo noi che sfidiamo le emozioni, le rendiamo intense e ci facciamo travolgere. Impareremo anche a volare, raggiungeremo le stelle e diventeremo amici del sole. Riusciremo ad essere ciò che vogliamo per ogni attimo che siamo. Sogneremo mille altri cieli azzurri e sereni e sapremo affrontare le tempeste che verranno. Immagineremo, ci illuderemo, ma questo è ciò che noi siamo. I traguardi e le mete cambieranno. Dove riusciremo ad arrivare? La bellezza che è dentro di noi l'ascolteremo e la regaleremo. Ora comincia a sognare e fai diventare quel sogno talmente reale da poterlo realizzare. Nuovo teatro dematerializzato, antisettico, sanitario. Io teatro da casa. E tu?